2-2. Oggi si scrive la storia. Ma andiamo con ordine. Oh, ma sei carico che stasera LeBron batte il record, vecchio? E andiamo! Fammelo vedere com'è carico. Come una guardalo molla. Guardalo! Let's go. Stasera ne fa 85. Quanti ne fa stasera? Scommessa. 51. 51? 51. Secondo me si spacca una gamba, non riesce. No! Oh, $35 di parcheggio, non male. Bel business i parcheggi, sempre detto. Compra un garage e metti in affitto. Eccola, ci siamo all'arena. Crypto.com Arena. Questa sera siamo tutti qua a fare il conto alla rovescia. Ogni punto che fa tiriamo tutto. Pronto? È un parco giochi. Non sei carico. Tutte queste qua, A, B e C, sono tutte suite col bar. Boia. Boia. Oh, bella grossa, eh. Madonna, è enorme. È enorme. E lì tutte le telecronache. Guarda che figata di stadio. Sono tutti a fare le foto alle bro. Mentre intanto questo qua suona l'inno. Guarda quanti giornalisti, sono tutti dalle bro. Tanto lento il gioco. C'è Doncic che ha dichiarato che lui guarda di più il basket europeo che questo qui l'NBA. Basket europeo, secondo me, rispetto all'NBA, ci sono tanti più schemi, gioco tanti più di squadra. In NBA fai tante azioni individuali. Qua si va uno contro uno ovunque. Si va uno contro uno, ci sono schemi anche qua, tutto quello che vuoi, però c'è tanta individualità. Stasera tutti tifano LeBron e non Lakers. Come avete appena visto, nonostante i Lakers abbiano fatto canestro, i no generali sono per l'errore di LeBron. Assurdo. Yeah! E qui yes, tutti per lui. Uffo, ma questo dà questa gente, non mi canso. Meno 28. Il ragazzo è carico. Uno shot da 40k, pronto? Da 3 per 4 caramelle. Eccolo. Meno 25. Delirio, delirio. E siamo a meno 23. Il ragazzo è già a 20 punti e mancano ancora 6 minuti alla fine del secondo quarto. 66-76, siamo sotto di 10, ragazzi. Inizia adesso, siamo a meno 16 per l'anno. Oh, Dade Maniemo, fare i nachos. Che poi sono finti nachos perché sono praticamente patatine fritte con sopra tutto. Tutto. Oh, meno 8, occhio, occhio che adesso fa un'altra tripla, occhio. Meno 6. Meno 2. Oggi si scrive la storia. Defense. Sono tutti in piedi, tutti, tutto lo stadio in piedi. Andiamo a casa. Comunque della partita non frega un c***o nessuno. No, no, mi dà solo di LeBron e basta. Manca ancora 10 secondi alla fine del quarto, ma qua non gliene frega un c***o nessuno. LeBron James. È un'azienda di intrattenimento l'NBA, è fine, non è sport, è intrattenimento. Gli ha fatto il filmino. Comunque si è riempito, eh.
people thought would never be broken. LeBron, you are the NBA's all-time scoring leader. Al passaggio del pallone. Veramente bello che Kareem Abdul-Jabbar, ex detentore del record, sia presente per la consegna del pallone. Proprio il passaggio del pallone. E adesso vediamo chi è il prossimo a romperlo. Nessuno. I record sono lì per essere rotti. Ma non si rompono facilmente così. Sua moglie grandissima. Congratulations dad. Congratulations dad. Congratulations daddy for being the all-time scorer in the NBA. Ma che presidente! Il presidente! È una sagra! 38.388 punti, 99 a 104, ora bisogna vincere però, eh. A tutti quanti la maglietta a posto. La gente se ne sta andando. Va bene perché Westbrook deve andare a fare in culo. No. Non bene il finale. 133 a 130. Male. Noi c'eravamo. Siamo testimoni. Noi siamo testimoni. Thank you. Oh, broke the record, but was never the goal. 38.388, we are all witnesses. Siamo tutti testimoni. Questa qui è da farci il quadro a casa. Ferma là, la pesa, non la tocca a nessuno. Prima e l'ultima volta che la metto. Guarda là. Osserviamola attentamente, allora. Qui sulla sinistra abbiamo youngest to 10k points, youngest to 20k points, youngest to 30k points, James, in grande il suo numero 6, the kid from Akron, e ora all time leading scorer. 38.388 punti and counting. Siamo i testimoni. E dall'altra parte abbiamo broke the record, but that was never the goal. Ha distrutto il record, ma quello non è mai stato l'obiettivo. Questa maglia su eBay costerà già $1,500. La vendiamo? La vendiamo? No. Potresti perdere il trolley, ma questa qui... No, questa qua me la metto addosso quando torno. Gelosissimo. Considerate che quest'uomo si è fatto un viaggio di migliaia di chilometri dal Bignasego senza nemmeno considerare i costi per vedere questa partita. Questa è la forza dello sport. Veramente brividi. We are all witnesses. Immenso LeBron.